Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video di FIFA 19. Siamo tornati qui con appunto la carriera allenatore che manca da un po'. Intanto ci aggiornano con Geoffrey Kondogbia, nostra vecchia fiamma, al Napoli. Poi queste immagini un pochino distorte, va bene. Ragazzi, prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale che è molto molto importante. Arriviamo ai 2500 iscritti, vi ringrazio di cuore per tutto il supporto anche nella live, che comunque ragazzi ha avuto una qualità scarsissima, mi scuso, ma la mia linea fa veramente schifo, quindi non vi posso offrire meglio, cioè qualcosa di migliore. Quando arriverà la fibra potremo in qualche modo cercare di fare delle live migliori. Quindi iscrivetevi anche ai miei social, Instagram e Facebook, e soprattutto ragazzi andate a guardare tutti i video del mio mercato e delle curiosità sui calciatori, perché a breve usciranno quelli appunto della Fiorentina, della Lazio. Io ho già fatto quelli dell'Inter, della Roma, del Napoli, della Juve, quindi andate a guardarli che è molto molto importante. Ragazzi, sono arrivate le offerte dal Manchester City per Davinson Sanchez. Lui ha un cartellino che arriva fino a 102 milioni. Noi cercheremo di ovviamente mandarlo via, andando proprio a spingere al massimo il Manchester City, cercando di fargli sborsare almeno 102 milioni, il suo prezzo. Dai, vediamo. 80, no, 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 assolutissimamente no. 99 e 100. Perfetto ragazzi, 99 milioni, cioè 100 milioni per un giocatore che veramente ha voglia, che ha l'overall alto, per me fa veramente cagare. Quindi, quando arriveranno questi soldi proveremo l'assalto a Skriniar, magari offrendo qualche contropartita. Eventualmente io ho già individuato il sostituto ed è Jimenez dell'Atletico Madrid, 1,85 m, 85 a 21 anni, quindi tanta tanta roba. Abbiamo Sassuolo e poi abbiamo l'Udinese, quindi senza problemi, potremmo farcela senza problemi. Abbiamo sistemato il reparto dei CDC ragazzi con l'acquisto di Eric Dier, è veramente stata una manna dal cielo questo giocatore, perché è veramente fortissimo. Proveremo il 4-2-3-1, ve lo assicuro, perché l'ho provato offline e mi è piaciuto tantissimo. Quindi lo proveremo, sono tutti morti, tutti veramente morti. Come facciamo? Come facciamo? Allora, Rafinha può giocare come AD. Siamo un pochino messi male oggi. Va bene, facciamo uscire Dybala e giochiamo con Rafinha mezzala. Ci proviamo quantomeno ragazzi. Sanchez lo possiamo anche mandare a quel paese, cioè abbiamo il nostro Godin, il capitano è De Vrij, va bene. Partiamo subito con la partita. Abbiamo un Rafinha messo lì a cavolo, però ragazzi purtroppo stanno un po' tutti male. Guardate questa modalità con le immagini, cioè le monete. Ragazzi, quando uscirà FIFA 20, siamo sicuri, io sono sicuro, porterò la serie su Volta Football, sicurissimamente ragazzi, perché io ero proprio un malato di FIFA Street. Li ho acquistati tutti, dalla PlayStation 3 alla PlayStation 2, tutti, FIFA Street 1, 2, 3, poi c'è stato c'è uno per la PlayStation 3, adesso non mi ricordo, male, si chiamava FIFA Street e basta, che poi era il 4. Li ho acquistati tutti ragazzi, li ho finiti tutti perché a me piace tantissimo, quindi veramente questo Volta Football mi gasa tantissimo e porteremo la serie. Cercherò di avere l'accesso anticipato al gioco, ve lo prometto. E quindi, bando alle ciance, partiamo subito con la partita di oggi, Sassuolo-Inter. Vediamo, oh, rigore, rigore, subito rigore per noi ragazzi, mentre parliamo di altro. Guardate qui, Goldaniga che discute con l'arbitro. Grandissimi ragazzi, grandissimi, grandissimi. Guardate qui, Goldaniga come ci ha sfondato. Perfetto, allora, era Dybala il rigorista. Allora, rigori, 79, c'è Fekir per forza, gliela buttiamo là, gliela buttiamo là, mamma mia che gol, Fekir ragazzi, Fekir, grandissimo, come si chiama Fekir? Sì, bella, bella, bellissima, il balletto di Fekir, che rigore calciato egregiamente. Mamma mia Fekir, ragazzi cercherò di mettere i kit su FIFA 19 per PC, ci proverò, sono sicuro che credo di riuscirci.
perché gli scorsi FIFA l'ho fatto, quindi aggiorneremo la carriera con i kit della prossima stagione, speriamo appunto di farcela. Intanto 1-0 per noi subito. Rafinha, ragazzi, prende palla, fai qualcosa di figo. Attenzione per Fekir. Matuidi. Ah, ho sbagliato io. Gelsomino. Vediamo cosa gli riesce a Gelsomino magico. Niente, non gli è riuscito niente. Purtroppo. Attenzione, Gelsomino. Gelsomino! Che cose fighe! Però, ragazzi, non abbiamo un saltatore di testa in mezzo all'area. C'è sempre mancato. Abbiamo Lukaku. Però io non riesco a giocare con due punte. Cerchiamo di non fare cavolate adesso, perché mi incavolo. Finiamola, forza. Eccola qua la cavolata. Mamma mia, De Gea. Ma perché ogni volta a fine primo tempo ci devono distruggere? Perché? Per quale motivo? Perché? Perché FIFA ci odia? Ma che cos'è? Ancora 49esimo, 4 minuti in più. No, bravo Lautaro, gli stava venendo il colpo della strega. Meno male, ragazzi, 1-0. Meno male davvero. Attenzione Fekir. Vede Gelsomino Martins che scatta. Fulminio. Ok, gol di Eriksen. Bellissimo, ragazzi, stiamo giocando benissimo, ragazzi, e si vede Christian Eriksen con la stempiatura di Borca Valero. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, guardate qui che azione, guardate che cross bellissimo. L'aveva quasi presa il portiere, consigli. Meno male che Eriksen non lascia scampo, e 2-0, ragazzi. La partita si è messa benissimo. Io direi di fare qualche cambio. Magari facciamo giocare qualcuno che non ha trovato spazio tantissimo. Nessuno. Proporrei soltanto questo cambio. Facciamo riposare un attimo Martinez e diamo spazio a Lukaku, perché sono tutti rotti, no? Sono tutti rotti. Fekir, ragazzi. Abbiamo l'occasione per fare il 3-0. Vai Lukaku. Vai Lukaku! Mamma mia, Lukaku col piede debole è scarsissimo. Proprio col destro è scarsissimo Lukaku. Finisce così la partita, ragazzi. 2-0, abbiamo giocato egregiamente bene. Non ci sono stati veramente problemi. Ma mi sa che questa era Coppa Italia, esatto. Questa era la Coppa Italia, quindi non sono 3 punti. Però va bene, ci siamo assicurati il passaggio del turno. Tanto ancora ci vuole una settimana per giocare poi con l'Udinese in campionato. Vediamo se Sanchez se n'è andato. Sanchez, Padelli, prego, sì, te ne puoi anche andare, con Padelli non ci interessa, vediamo se Sanchez va via, offerta di Real, offerta, no, Godin, no, ok, ci hanno dato 89 milioni però, Godin no, assolutissimamente no, rifiutiamo le offerte per Godin perché ci serve come il pane. Allora ragazzi, andiamo a scegliere il sostituto di... proviamo subito Skriniar, anche ragazzi, se penso che non ci riusciremo mai nella vita, perché chiedono troppissimo. Vediamo se possiamo dargli magari un Nainggolan, non so, qualcosa del genere. Anche se l'ultima volta in live avevamo offerto Sanchez più soldi e volevano 100 milioni, quindi veramente non si può fare. Contatta per acquistare, vediamo cosa riusciamo a fare. Ce l'hanno imbucato, ce l'hanno veramente imbucato questo Skriniar. Allora, proviamo. Offerta per scambio giocatori. Noi gli possiamo dare Fekir, ragazzi, effettivamente. Gli diamo Fekir. Un conguaglio, 99 milioni e Fekir, no. Aspettate, 99 milioni Fekir? No. Facciamo 80 milioni. Lui vale 62, e anche troppo. 70 Fekir, ragazzi. 70 Fekir. 70 milioni Fekir, ragazzi.
70 milioni e Fekir, è come se l'avessimo valutato 120-130 milioni, ed è giusto così, ragazzi, perché Skriniar 25 anni 90, ragazzi, ce lo siamo riportati a casa, sono contentissimo, ragazzi, sono contentissimo. Ci siamo tolti dalle balle Fekir, che comunque non troverà spazio. Ci siamo tolti quindi un CEC di troppo. Diamogli tutto quello che vuole, cruciale, tutta la vita. Perfetto. 4 anni? No, 5. Tu morirai con noi. Che bello aver riportato Skriniar e aver risparmiato anche 36 milioni. Clausola scissoria mai più nella vita. Bonus di ingaggio. Rimuoviamo il bonus e avanziamo. Va bene, il bonus lo vuole. Va bene. Ci siamo riportati Milan Skriniar a casa, ragazzi. Perfetto. Abbiamo preso finalmente Skriniar, ragazzi. Veramente un grandissimo traguardo. Finalmente è qui con noi. Aspettate che mi avvicino un po' di più. Allora, quindi, guardando la nostra rosa, ragazzi, l'unica pecca è il terzino sinistro. A difensori centrali siamo messi benissimo, perché abbiamo Skriniar, De Vrij, Godin e Van Oijsden come difensori centrali reali. E poi abbiamo, mi avete consigliato tutti di mettere molto spesso Dier a fare il DC, perché appunto lo può fare, come vedete qui. E anche abbiamo anche Medel proprio come quinto. Quindi siamo veramente messi bene. Vediamo se riusciamo a reperire un terzino sinistro di ampie vedute, ragazzi, e ce lo portiamo a casa. Vediamo un po'. Ci sarebbero Marcos Alonso e Marcelo. Ragazzi, Marcelo purtroppo è diventato abbastanza scarsotto, è in discesa libera, però ancora c'ha un bel cross, c'ha un bel dribbling. Contattiamo per acquistare Marcelo, vediamo un po' se ce lo possiamo portare a casa, magari per qualche tempo. Scambio per giocatori, io gli darei Danilo, ragazzi, effettivamente gli darei Danilo. Vediamo se riusciamo a fare questo scambio. 12 milioni più Danilo, no, mi sembra troppo. Facciamo 5 milioni più Danilo e siamo a posto. Ah, sono fermi, quindi facciamo 10, facciamo 9, dai, fate gli spilorci. Niente, non vogliono abbassare sto prezzo. 10 e Danilo, forza. Dai, 10 e Danilo. Lazaro io l'avrei preso, però ragazzi, siamo veramente al colmo di terzini destri, quindi sarebbe un acquisto inutile. Poi ancora non è detto neanche che arrivi Valentino Lazaro all'Inter. Vi invito comunque a guardare il video in alto a destra nelle schede. Quindi non abbiamo turni infrasettimanali. Io, ragazzi, lo butterei subito nella mischia, senza pietà proprio. Skriniar, De Vrij, che bello vedere questa accoppiata magica. Dybalino, Eriksen, Martins, va tutto benissimo. Potremmo portarci Musa Silla in caso dovesse andare tutto bene. Ok, ce la giochiamo, ragazzi, proprio alla grande. Dobbiamo assolutamente vincere senza pietà. Intanto Gelsomino, subito. Gelsomino, la spara! Ma il 2 chi è? Avete visto il 2 dell'Udinese? Ma chi? Un gigante! Il gigante è buono o anche cattivo, bisogna vedere. Mamma mia, quello ci mangia Lautaro in un balcone. Vorrei sapere come si chiama il gigante. È questo qui, Zagadou. Zagadou, te lo mangi tu. Speriamo che non ci mangi Lautaro. Attenzione, Dybalino si insinua con la sua nanezza. Riesce a rubare il tempo. Vai Dybalino, vai. Vai Eriksen, che cos'è? No, ci siamo mangiati l'immangiabile. Hazard si prende tutto. Ma chi è il portiere? Dai, che cavolo, tutte le prende. Dai Eriksen, ci prova da lontanissimo. Di nuovo Pussetto. Ma no, Pussetto è Pussetto? Scusate, ma il Pussetto non era un attaccante?
Non mi ricordo chi è il portiere dell'Udinese. C'è un lapsus, scusa. Ah no, Scuffè. Infatti, me lo ricordavo. Skriniar. Vai Eriksen. Sono altissimi quelli dell'Udinese, ragazzi. Sono scarsotti, però cioè, sono altissimi. Comunque, 0-0. Meritavamo noi ampiamente. Ma quanti tiri abbiamo fatto in porta? Scusatemi. 5 e 4 in porta, quindi bene. Io direi di continuare così e boh, sperando che Lautaro non venga mangiato dal gigante Zagadou. Gelsomino? Attenzione Gelsomino. Dybalino! Dybalino! Mi ricorda tanto il gol che fece al Barcellona. Dybalino, bellissimo, con l'inserimento da parte di Gelsomino. C'è stata un bello scambio, guardate qui. Gelsomino si gira, lo vede. Sì, però assomiglia tantissimo a quel gol che fece contro il Barça 2 anni fa, mi sembra. Sì, quando la Juve riuscì a battere il Barcellona 3-0. Tanta roba di Dybalino, 1-0 per noi. Lukaku per Dybala. Dybala! 2-0! Paolino si prende tutta l'esultanza della curva dell'Udinese. Cioè, siamo fuori casa, siamo in trasferta, quindi nessuno esulta per noi. Marcelo salta come se fosse da una vita qui all'Inter. Abbiamo uno squadrone, ragazzi. Non voglio dirla, non me la voglio mandare, ma questa mi sembra l'anno giusto per fare il triplete. Siamo partiti malissimo, ma potrebbe essere l'annata giusta. Guardate qui che razza di gol di destro di Paolo Dybala. Una bomba, la palla neanche girava. E 2-0 Inter. Eriksen! Scuffetta! Allo scadere salva l'Udinese dal 3-0. Ma che tiro aveva fatto Christian Eriksen. Ragazzi, abbiamo uno squadrone, continuo a dirlo. Certo, stiamo giocando con l'Udinese. Però stiamo giocando bene. Ma che portiere è Scuffetta? Ma veramente, dobbiamo andare a vederlo. Lukaku! Vediamo se ci sei di testa. No, vabbè, sono troppo giganti anche per lui. Dovrebbe finire in questo istante. Finisce 2-0, facilissima. Ragazzi, che bello riavere Skriniar in difesa. È una sicurezza. Veramente, veramente, veramente. Doppietta di Dybala, ma migliore in campo Gelson Martins, come giusto che sia. E tanta roba la nostra Inter. Vediamo se accorciamo dal Napoli. Vediamo se accorciamo dal Napoli. No, sempre 6 punti, ragazzi. Niente, il Napoli non le perde, non le perde. Perfetto, quindi mancano Atalanta, Fiorentina e Benevento. Faremo tutto nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, commentate qui sotto se con 20 milioni credete che possa cambiare qualcosa nella nostra rosa. Io non credo, perché con 20 milioni, ragazzi, non compriamo nessuno. Io credo che abbiamo una rosa degna di nota. Siamo pronti per fare il salto di qualità. È tornato Skriniar, abbiamo preso Dier in mezzo alla difesa, abbiamo preso anche Marcelo, anzi mettiamolo sempre titolare, perché tanto Samoa non farà mai più il primo, ok? Anche tanto poi lo cambieremo a corso d'opera. Quindi, ragazzi, vi invito a guardare tutti i precedenti video delle curiosità e soprattutto del mio mercato, dell'Inter, del Milan, del Napoli. A breve usciranno degli altri, ragazzi, scusate se non stanno uscendo in successione, ma ho degli impegni universitari, l'università chiama e purtroppo devo studiare, però cercherò sempre di regalarvi sempre dei video degni di nota. Ragazzi, il video finisce così, scrivetemi come al solito cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, soprattutto iscrivetevi al canale, ragazzi, arriviamo ai 2500 iscritti, per favore facciamocela, e seguitemi sui social, Instagram e Facebook. Adesso è veramente tutto, ciao da ZCloud.